traversa all'incrocio dei pali. Un gol pazzesco! Amiche e amici di Sport Italia, appassionati di pallamano, bentornati in Handball Mania, puntata decisamente speciale, lo capirete dall'ambientazione che c'è alle nostre spalle, che c'è attorno a noi. Siamo in piazza Unità d'Italia a Trieste e domani qui a Trieste e al Palachiarbo la prenderà il via la 34esima edizione della Final Eight di Coppa Italia. Ne parliamo con il padrone di casa, il presidente Loduca della Pallamano Trieste e il presidente federale Pasquale Loria. Un buon pomeriggio ad entrambi. Inizierei dalla padrone di casa, presidente Loria, presidente Loduca, per sottolineare intanto il prestigio e l'importanza di questa manifestazione che arriva in una delle città, probabilmente la città della pallamano italiana, Trieste. Come ho detto in conferenza stampa, sicuramente è un grosso onore per noi organizzare questa manifestazione, soprattutto in occasione dei 50 anni della nostra società. E questo è un regalo che è stato fatto dalla federazione proprio alla pallamano Trieste, che è nata nel 1970 e pertanto si avvicina al cinquantennio. Al di là di questo, è una manifestazione tecnica importante, tutte le migliori squadre della città dell'Italia sono presenti, è un campionato combattuto, importante, e giocarlo a Trieste, poiché è una delle sedi principali della pallamano, è una cosa molto soddisfacente. Presidente Loria, lo ricordavamo questa mattina in conferenza stampa, compleanno per Trieste, ma non solo, compleanno per la pallamano italiana a Trieste nell'anno del cinquantesimo. Pallamano italiana e Trieste vanno insieme, 50 anni per la federazione, 50 anni per il Trieste. Trieste è la città della pallamano in Italia e quindi era normale, doveroso arrivare qui in questa città, in questa splendida ambientazione per disputare questa edizione della Coppa Italia che dalle premesse anche del calendario si prospetta come una delle più belle, interessanti e agonisticamente incerte degli ultimi anni. Esatto, senza ombra di dubbio le migliori 8 squadre d'Italia decise all'esito del girone d'andata della regular season. Vediamo insieme il servizio per capire quello che ci aspetta nel dettaglio tecnico, il programma di questa Final Eight, le protagoniste, il servizio. L'equilibrio delle prime 19 giornate di Serie A1 e il fascino esercitato dalle contendenti fanno della Final Eight, che prenderà il via domani al Palachiarbola di Trieste, probabilmente la più attesa degli ultimi anni. Difficile immaginare di poter restare delusi, soprattutto dando un'occhiata al tabellone dell'evento. A sinistra i due derby, il primo al Totesino e il secondo pugliese, dicono già molto di ciò che potrà essere. Taglio del nastro affidato a Conversano e Fasano, finaliste per lo scudetto lo scorso anno, anche in questa stagione protagoniste di un derby deciso negli attimi conclusivi, ed entrambe piene zeppe negli organici di giocatori tarati per queste occasioni. Diverso il rapporto tra le forze invece nell'altro duello regionale tra Bolzano e Bressanone. Gli uomini di Vorsek non possono nascondersi, hanno raccolto 34 dei 38 punti fin qui messi in palo dal campionato e sono attesi come la grande protagonista. Bressanone invece, reduce dal cambio di allenatore, viene da un momento sicuramente più delicato. Salto nella parte destra del tabellone, dove ad aprire le danze saranno i campioni uscenti del Bressano, opposti al Fondi. Momento di forma e mentale diametralmente opposto per le due squadre. I trentini continuano a fare punti e hanno blindato il secondo posto. I laziali invece hanno perso il derby contro Gaeta dopo una fine settimana difficile anche dal punto di vista emotivo, soprattutto a causa del lutto familiare che ha costretto al rientro in patria il brasiliano Leal. Quanto ai padroni di casa, Trieste sarà di scena alle 20 contro Cassano Magnago. I giuliani di Peter Puccioli proveranno a sfruttare il fattore campo, elemento particolarmente avvertito e percepibile quando si parla del Palachiarbola. I lombardi, sconfitti a sorpresa in casa di Bologna sabato, dovranno risollevare il morale, serrare le fila e misurarsi nel quarto di finale più indecifrabile dei quattro in programma.
Presidente Loduca, a sinistra del tabellone due derby, uno pugliese, l'altro altoatesino, Conversano-Fasano, finale scudetto lo scorso anno, e Bolzano-Bressanone. Voi di Trieste affrontate il Cassano Magnago in un quarto di finale decisamente complicato, ma con il favore del pubblico del Chiarbola che si farà sentire. E poi i campioni in carica del Bressano affrontano Fondi. Che Coppa Italia dobbiamo aspettarci da un punto di vista tecnico? Ma direi senz'altro una delle più belle degli ultimi anni, perché è molto equilibrata. Sicuramente la classifica del campionato dà delle indicazioni, però penso che una manifestazione di questo genere a gare da disputarsi in tre giorni sia molto diversa da un campionato, e pertanto ci possono essere delle sorprese, e sinceramente spero che Trieste possa essere una sorpresa. Eh sì, anche perché l'abbiamo visto, Presidente Loria, anche nella Coppa Italia femminile, tutto in tre giorni significa anche un po' livellare, no? I valori che invece il campionato, che è sicuramente più lungo, che dà più possibilità alle squadre chiaramente più forti di consolidare i valori in campo, invece poi in Final Eight ci si ritrova tutti in un frullatore, chiamiamolo così. Sì, queste manifestazioni con formula evento chiaramente sono quelle che più si prestano a delle sorprese, all'affermazione di qualche runner-up, come è stato per il Bressano l'anno scorso, ma quest'anno probabilmente il Bressano non è più un runner-up, ma è uno dei favoriti di questa manifestazione. Si gioca in tre giorni, dentro o fuori, le partite KO matches, quindi tutto può accadere, e diciamo, il calendario ci ha messo lo zampino quest'anno con due derby nella prima giornata, con quattro incontri tutti equilibratissimi, e io penso che alla fine effettivamente dire chi vincerà questa manifestazione, chi è favorita, è una impresa ardua in questo momento. E vediamolo insieme con l'aiuto della grafica, il tabellone della Final Eight di Coppa Italia. A sinistra, come ricordavamo in precedenza, i due derby, quello pugliese, remake della finale scudetto dello scorso anno tra Conversano e Junior Fasano. Nella parte bassa invece si affronteranno Bressanone e Bolzano. La gara pugliese è quella che inaugurerà di fatto la manifestazione alle ore 14. Dall'altra parte del tabellone invece, alle ore 16, il match che metterà di fronte i campioni in carica del Bressano e la Banca Popolare di Fondi. Alle 20 poi l'appuntamento più sentito inevitabilmente al Palachiarbola qui a Trieste, la gara che metterà di fronte appunto Trieste al Cassano Magnago. È la 34esima edizione, qui a Trieste i record sono abbastanza abituati, non solo quello dello scudetto, anche quello delle Coppa Italia. Ne hanno vinte 6, nessuno come la formazione giuliana. Il servizio. Trieste è inevitabilmente sinonimo di storia. Pensare a una manifestazione sul parquet del Chiarbola significa per forza di cose ripercorrere i passi salienti della pallamano italiana, sbirciare all'interno degli albi d'oro, dare un'occhiata ai numeri. Il record di Coppa Italia fin qui, neanche a dirlo, è proprio dei triestini, padroni di casa e saliti sul gradino più alto del podio in ben 6 occasioni tra il 1987 e il 2002. Il fattore storico della Final Eight che si aprirà domani però è ancor più marcato se si prende in considerazione un altro dato: di 8 partecipanti a questa 34esima edizione, in 6 hanno vinto il titolo in almeno una occasione. A quelle di Trieste si aggiungono le 5 di Conversano, le 3 di Fasano e Bolzano, le 2 di Bressanone e quella dello scorso anno andata al Bressano. Sarà la Final Eight di duelli che hanno scandito le stagioni della pallamano di casa nostra, sarà la Final Eight dei giocatori fantastici e del Palachiarbola, il luogo dove trovarli. Nel 50esimo anno del movimento, immaginare una kermesse più attraente è impresa davvero ardua. E allora, buona pallamano a tutti. Naturalmente, come ricordavamo in precedenza, Final Eight che è l'espressione del campionato, campionato che è tornato a girone unico quest'anno, campionato molto divertente, livellato verso l'alto, belle partite, tanto equilibrio, insomma probabilmente ci voleva, è un bello spot, no? Tutte le settimane per la pallamano italiana. Sicuramente il girone unico dà un livello tecnico più elevato, e anche la situazione del campionato mostra che c'è molto equilibrio, si combatte ogni partita, c'è sicuramente qualcuno più favorito, però alla fine, dopo una lunga stagione che va a terminare a maggio, sarà tutto possibile. Ecco. Per quanto riguarda il Trieste, quello che ha fatto vedere Trieste fino ad ora, più o meno di quello che vi aspettavate? Certo, c'è stata una discreta dose di sfortuna, soprattutto in termini di infortuni.
soprattutto questo, sì, questo ci ha chiaramente limitato in questa prima parte del campionato. Adesso stiamo recuperando gli infortunati e pensiamo di avere le carte in regola per poter fare un finale di stagione molto interessante. Non posso chiedere per forza di cose al presidente Loria dei pronostici, di sbilanciarsi, però a lei posso chiederlo, per quanto visto fino ad ora, i valori in campo stanno rispecchiando quello che si era visto, quello che avevano rappresentato i tre gironi negli anni scorsi? Per ora le prime quattro abbiamo una sola outsider, si tratta di Cassano Magnago. Direi di sì, direi sicuramente, con Bolzano in testa, che quello che si è dimostrato l'anno scorso e quest'anno viene dimostrato di nuovo con la forza di queste squadre, però posso dire che ci sono delle squadre, come possiamo essere anche noi, che possono essere un po' la novità, che si sono rinforzate, che possono ambire a avere dei risultati interessanti. Non può fare pronostici, presidente, però la passione viscerale per la pallamano le permette di avere uno sguardo naturalmente privilegiato. È un bel campionato, l'abbiamo sottolineato tante volte, l'abbiamo sottolineato stamattina in conferenza stampa, è un campionato sicuramente molto molto interessante. Sì, è un campionato che sta crescendo, al primo anno di girone unico già vediamo dei miglioramenti, vediamo che quasi la metà delle partite finisce tra il pareggio e i tre gol di scarto, quindi ogni sabato ci sono degli scontri che si risolvono negli ultimi minuti, la classifica, diciamo, tranne le prime che si sono un po' distaccate, è compatta, quindi non si capisce in questo momento chi può partecipare ai playoff, chi può vincere, chi può essere retrocesso. Quindi il campionato che sta crescendo con i giovani italiani che le società stanno impiegando sempre con maggior frequenza. Questo è il nostro obiettivo, era, rimane e sarà il nostro obiettivo, quello di aumentare e migliorare la competitività del nostro campionato attraverso l'utilizzo dei giocatori italiani e soprattutto dei giovani, perché una nazionale competitiva nasce, secondo me, da un campionato competitivo. Torno alla Final Eight. 6 delle 8 squadre che partecipano hanno già vinto in passato questa manifestazione. Diciamo che ci sono state anche in campionato delle novità, delle new entry, delle nuove nascite, di fatto Siena è una di queste, però è anche vero che nel ritorno al girone unico le piazze storiche della pallamano italiana, quelle che fanno pallamano da sempre, hanno risposto presente. Sì, questo dimostra che il movimento è abbastanza solido, che il movimento è vivo, noi abbiamo delle piazze importanti che comunque sono tornate o sono state sempre competitive in questi anni, e su queste società, top club italiani, noi puntiamo affinché siano traino di un movimento che sta crescendo e che dal basso. A me fa molto piacere dire che domani mattina ci sarà qui a Trieste un evento con tutto il promozionale e la scuola gestito dalla società locale, e quindi questa Coppa Italia sarà anche il momento per dare ai giovani, ai ragazzini, alle scuole quella che è una visione fondamentale sulla pallamano di vertice, quindi creare le premesse perché ci sia sviluppo e continuità. Giocatori fantastici e dove trovarli è lo slogan di questa manifestazione della 34esima Final Eight di Coppa Italia. Abbiamo ascoltato alcuni dei protagonisti, Visintini, il capitano di Trieste, e poi sul versante altoatesino, con l'aiuto del collega Walter Taranto, Crespo, che peraltro è un ex qui a Trieste, che veste la maglia del Bressanone e quello che probabilmente è il miglior giocatore del panorama italiano, Dejan Turković. Ascoltiamoli. Ci teniamo a fare una bella figura. La Coppa Italia è un trofeo molto particolare dove ogni partita può succedere di tutto. Prova iniziale l'anno scorso, il Bressano ha vinto un po' a sorpresa il trofeo. Giochiamo in casa, sappiamo che abbiamo delle responsabilità per questo, metteremo cuore, anima e tutto quello che abbiamo in campo. Come arriva il Bolzano a questo appuntamento? Come arriva? Abbiamo vinto, diciamo, il primo derby, visto che settimana prossima di nuovo incontriamo il Brixen. Penso che sì, oggi abbiamo, dimenticando i primi 10 minuti, 15 minuti, abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo risposto bene,
anche se siamo partiti malissimo, e penso che quello non ci possiamo permettere né nelle prossime partite contro Brixen né sperando di passare avanti il turno. Parlando di Coppa Italia, arrivate appunto a Trieste, è il vostro primo obiettivo stagionale, ovviamente arrivate come la capolista e la squadra da battere. No, penso che in questo momento, tranne qualche piccolo infortunio, sono tutti al 100% e siamo preparati, ci stiamo preparando adesso per la Coppa, abbiamo una settimana di tempo, la preparazione l'abbiamo già fatta, adesso niente, bisogna solo scendere in campo e giocare come sappiamo giocare. Sì, sappiamo che è la prossima settimana, che giochiamo anche un'altra volta contro Bolzano. Anche sono un po' deluso oggi perché mi aspettavo un altro risultato, una partita più disputata. Non posso dire nulla perché Bolzano ha una squadra bellissima, forte e anche ha tanti cambi. Rispetto alla Coppa, il prossimo venerdì ho visto, sono sicuro che lo Duca, Giorgio e gli altri hanno preparato, hanno sistemato tutto perfetto. E mi aspetto una Coppa d'Italia bellissima, anche disputata, perché a una partita posso vincere qualunque. E, adesso non ti posso dire un vincitore. Bene, allora ricordo il programma di questa Final Eight di Coppa Italia. Domani dalle 14 alle 20 il fischio d'apertura, 14, 16, 18, 20 dei quarti di finale, poi alle 17 alle 19 di sabato ci saranno le semifinali, tutto questo in diretta, in live streaming su Palamano TV, mentre per quanto riguarda la finale, canale 60 del Digitale Terrestre, siamo su Sport Italia domenica pomeriggio. Adesso ci fermiamo, ma solo per un attimo, poi parliamo di maglia azzurra, di nazionale e naturalmente anche di campionato femminile. A tra poco. Il tennis non ti basta mai? Affrettati allora! Riapre la biglietteria per gli internazionali BNL d'Italia 2019. Non perdere tempo. Visita il sito internazionalibnlditalia.com e acquista anche tu il tuo biglietto. Internazionali BNL d'Italia. Sorridi. È tennis. Let's spend the night, together. Eccoci tornati da Piazza Unità d'Italia a Trieste per la puntata speciale che presenta la Final Eight di Coppa Italia. La scaletta imponeva di parlare dei giovani azzurrini dell'ultimo campionato mediterraneo dell'handball, dei successi di quest'estate con l'Under 18 agli EHF Championships di Tbilisi. Però, Presidente Loria, lei ha fatto una sorta di annuncio in conferenza stampa che riguarda la maglia azzurra, che riguarda Trieste. Vale la pena ricordarlo qui in Handballmania. Ma ho fatto per la verità due annunci. Uno è l'auspicio di ritrovarci qui l'anno prossimo con la nazionale azzurra in maglia rossa di Trieste, in maglia labardata, in onore di questa grande società. Vogliamo riportare la nazionale a Trieste, sicuramente l'anno prossimo potrebbe essere una opportunità, o al massimo l'altro, poi vedremo come andrà il calendario, dipende dalle manifestazioni, dal livello di entrata nelle manifestazioni che avremo. Qualcuno forse non ci capisce a casa, però ecco, è diventato molto molto complicato il sistema di qualificazioni, quindi dipende dai risultati poi a che livello entri nella manifestazione successiva. Il secondo è sul fatto che abbiamo presentato alla Confederazione Europea, unitamente con l'Austria, un progetto di organizzazione degli europei Under 20 del luglio 2020, dove parteciperanno i nostri azzurrini, i nostri millennials, e speriamo che ad aprile la Federazione Europea ci assegni questa manifestazione. La concorrenza è abbastanza agguerrita e importante, però noi ci proviamo sempre a portare eventi di primo livello in Italia. Tra questi, senza ombra di dubbio, che toccheranno peraltro il Friuli Venezia Giulia nella prossima estate, i campionati europei di seconda divisione Under 17 femminili a Lignano Sabbia d'Oro, stessa sede poi nel 2020 per i campionati mondiali di beach handball, con 32 squadre che arriveranno da tutto il mondo. L'assist però, Presidente Luca, è troppo semplice. La nazionale a Trieste, immagino da parte vostra, se lo augurano tutti gli appassionati di pallamano, braccia aperte. Ma sicuramente è un avvenimento che per noi è molto molto importante. Io mi auguro che la nazionale possa venire a giocare a Trieste. Sicuramente ci sarà un foltissimo pubblico, perché
la gente di Trieste segue la nostra squadra, ma segue in particolare la nazionale, pertanto potrebbe essere un avvenimento estremamente valido. Vedremo, ma c'è da giurare che sarà così in maglia rossa la nazionale azzurra, ma intanto gli azzurrini sono scesi in campo, è stato il debutto internazionale dei nostri under 17 ai campionati mediterranei dell'handball, chiusi al sesto posto, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ricordando, Presidente Loria, che questi ragazzi hanno probabilmente il compito più difficile, no, dell'ultima, della storia recente della pallamano italiana, di salvarci nella prima divisione dei campionati europei del prossimo 2020. Sì, infatti l'ho detto loro alla Cecchignola in occasione del primo raduno, prima della partenza per l'Egitto, tanto per mettervi subito pressione, ho detto voi avete in mano il destino e il futuro delle nostre nazionali, soprattutto a livello giovanile. Io vedo sempre il bicchiere per deformazione mezzo pieno, la squadra è stata formata da poco, ha avuto poca possibilità di misurarsi, di allenarsi anche insieme, comunque questa è la prima competizione alla quale partecipava, è una selezione molto importante dal punto di vista fisico-antropometrico, è una selezione sulla quale c'è da lavorare per lo sviluppo tecnico e tattico di una squadra di un certo livello. Abbiamo tempo, non tantissimo, ma ce l'abbiamo, parteciperemo all'Euro Open in Scandinavia in occasione della Partiglia Cup a luglio, faremo un lavoro anche fisico finalizzato all'estate del 2020, poi cercheremo di inserire in questa formazione qualche elemento che, ricordiamo, Bortoli prima di tutti non c'era in Egitto, dove comunque non è che ci siamo comportati malissimo. Chi ha visto le partite, anche se in uno streaming diciamo discutibile, ha notato che il quarto di finale col Montenegro potevamo portarlo tranquillamente a casa, il Montenegro è andato in finale poi e ha sfiorato anche l'impresa con la Francia, perciò quindi siamo lì. Quanto invece all'Under 20, il bel risultato di Tbilisi e la volontà della federazione assieme all'Austria di candidarsi per ospitare questa manifestazione testimonia la fiducia che la federazione ha in questi ragazzi e la qualità di questo gruppo. Tanto per non mettere pressione a questi ragazzi, noi potremmo molto su di loro, ci hanno dimostrato di avere qualità tecniche, di avere carattere, di avere personalità, quindi questa è una squadra sulla quale stiamo investendo, investiremo sempre di più e penso che è già cominciato, ma comunque continuerà in maniera abbastanza forte, un processo di ricambio generazionale che porterà molti di questi ragazzi in prima squadra. Presidente Loduca, da profondo conoscitore della pallamano italiana, questi risultati, soprattutto quello raggiunto quest'estate a Tbilisi dagli under 18, deve far ben sperare, fa ben sperare tutti noi appassionati di pallamano. Ma sicuramente è fondamentale. Guarda, quando ero direttore tecnico delle squadre nazionali molto tempo fa, chiaramente si puntava sempre sui giovani e questo si è continuato a fare in maniera molto intelligente e questi ragazzi stanno dando anche dei risultati importanti e bisogna continuare a seguirli perché il futuro della pallamano sono loro. Saltiamo velocemente al campionato femminile perché Salerno e Oderzo è il duo che in questo momento è avanti rispetto alle altre, ha rallentato leggermente Bressanone nell'ultimo turno giocato, vediamo cos'è accaduto. Adesso la lotta al vertice diventa due, almeno in regular season. La quindicesima giornata di Serie 1 femminile è per lo più riassunta nel 24-17 con cui Oderzo batte Bressanone in casa, staccando così le altoatesine in classifica e trasformando quello di testa in un duo guidato ancora da Salerno. Le opitergine di Andreasic, in grado di poter sempre contare sull'apporto della cubana Duran, restano a meno uno dalle campionesse d'Italia, ma cosa ancora più importante, lasciano Eder e compagni ora in ritardo di ben 4 lunghezze. Decide la parte centrale della ripresa, dal 12-11 dopo 38 minuti al 20-13 col cronometro che ne segna 52. Salerno intanto non fa sconti alla matricola Leno, liquidata con un perentorio 32-16 al Palapalumbo, sfida sempre in pieno controllo per la formazione allenata da Raic. Il duo Furlanetto-Fantone intanto con 11 reti complessive trascina Casalgrande al successo esterno contro Tossobuono. Le veronesi si sciolgono
tolgono e le emiliane sorridono. 27-18, che significa ora un solo punto di distanza dal quarto posto, al pari dell'Ariosto Ferrara implacabile nel match of the week vinto 29-24 contro Flavioni. Il derby lombardo ridà punti e fiducia alla Leonessa Brescia, che al Pala San Filippo batte 24-22 Cassano Magnago. Le ragazze di Bellotti si disperano per aver gettato via il più 5 al termine della prima frazione di gara. Brescia invece si rilancia con forza nella lotta per un posto in playoff. Presidente Loria, la Coppa Italia è andata in archivio per quanto riguarda il femminile, di cui intanto vediamo in grafica la classifica. Il campionato è ripreso, Bressanone ha leggermente rallentato, dietro è ancora Bagar per quanto riguarda la pool playoff. È un campionato comunque ancora aperto e appassionante. Apertissimo. Il rallentamento del Bressanone secondo me in questa fase significa poco, ci sono altre 5 partite della fase pool playoff per qualificare le due finaliste. Io credo che tutte hanno, almeno le prime tre, ecco, diciamo, hanno uguali possibilità di raggiungere l'obiettivo minimo, che è la finale. Quindi anche in questo caso abbiamo un campionato che sta crescendo, che si sta consolidando, e noi speriamo che nel futuro sia sempre meglio e si possa anche nel settore femminile avere quello sviluppo che in questo momento probabilmente il settore maschile sta vivendo in maniera maggiore e più forte. Non le chiedo una valutazione tecnica, ma immagino che un preferito lei ce l'abbia in questo campionato femminile. Il graffio di Never Andreasic qui a Trieste è stato abbastanza marcato. Ma sicuramente Never Andreasic è un ragazzo, un giocatore, un uomo che ho preso quando era giovanissimo da Umago, è cresciuto con noi, ha dato dei grossi risultati dal punto di vista tecnici, poi è passato ad allenare, mi sono sorpreso un pochettino perché si è messo ad allenare le squadre femminili, che a Trieste purtroppo non ne abbiamo, e di conseguenza sta ottenendo dei risultati molto interessanti. È una bella lotta tra, per adesso, di quel che seguo, tra Salerno e Oderzo. Bene, e allora l'appuntamento, perché siamo in chiusura, è da domani fino al 3 marzo al Pala Chiarbola di Trieste, Final 8 di Coppa Italia, edizione numero 34 in grafica. Vedete gli appuntamenti per seguirla in diretta su Palamano TV e poi domenica alle 17 con il fischio di apertura su Sport Italia, canale 60 del digitale terrestre 225 del Buche Sky. Grazie ad entrambi per avermi fatto compagnia qui nella splendida location di Piazza Unità d'Italia qui a Trieste. È tutto, buona pallamano a tutti e appuntamento con la Final 8 di Coppa Italia. Alla prossima! Come l'ha messa all'incrocio dei pali! Un gol pazzesco!